Per questo progetto servirà la famosa crema Nivea con a caldo, forbici, feltro di diversi colori e qualche altra decorazione a nostra scelta. Andremo a lavorare sul tappo della nostra crema. Potete comunque in alternativa poi foderare e rivestire tutto l'intero barattolo. Io mi occuperò solo del sopra. Quindi andrò praticamente a tracciare con una penna e una matita la sagoma del tappo su un foglio di feltro e andrò a ritagliarlo. Con l'ausilio della colla a caldo andrò ad attaccare la sagoma che ho ritagliato. Dopodiché, utilizzando un cordoncino piuttosto che un nastrino o qualsiasi altra cosa, andrò a rivestire la parte laterale. Ora la parte più carina, andrò a realizzare con una penna o una matita e delle forbici delle roselline. In realtà utilizzo sempre la Big Shot per fare queste roselline, ma ho voluto farle così manualmente per far capire la facilità di realizzazione. Realizzerò poi altri petali manualmente per creare una sorta di bocciolo dove inserirò all'interno il mio pompon bianco. In realtà, se non avete questo pompon, che comunque trovate in tutti i negozi di oggettistica, di hobbistica, eccetera eccetera, potete in alternativa usare del cotone idrofilo. Per creare la mia rosellina andrò ad arrotolare la spirale che avevo disegnato e ritagliato e la fisserò infine con la colla a caldo. Andrò poi a disegnare a mano libera alcuni rametti verdi, alcune foglie, tutto dipende ovviamente sempre da ciò che volete realizzare, dalla vostra fantasia e dalla vostra ispirazione momentanea.
Andrò poi ad attaccare tutti i fiorellini, le foglie, i rametti che ho creato e li disporrò in base all'ispirazione del momento, rendendo il semplice barattolo della crema Nivea un regalo davvero grazioso e soprattutto personalizzato. Ho deciso di foderare in questo video tutorial solo la parte superiore del barattolo per darvi comunque l'idea di come fare, ma potete comunque finire il lavoro foderando l'intero barattolo della crema. Per me è una fantastica idea regalo, soprattutto per chi vuole tenere questa crema nella stanza o nel bagno, oppure portarla con sé. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale. Soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Ciao!